Cari amici, cari amiche, benedetti da Dio e da Padre Pio, pace e bene a tutti voi, sempre più numerosi, a questa nuova puntata di Caro Padre Pio, che vi sta tanto piacendo, perché come ho detto anche altre volte state mandando tante lettere, per cui da ora in poi, già anzi dall'altra puntata in poi, ecco, questa rubrica va due volte alla settimana, così potete seguire anche più di frequente e poter ascoltare anche le tante lettere che voi inviate. E l'orario è sempre le 11, che va in replica anche al pomeriggio alle 15:30. Vi ho fatto notare anche l'altra volta l'apertura della tomba di Padre Pio, che è stata allargata, così quando verranno le persone anziane sulle sedie, sulle carrozzelle, cioè, si potranno avvicinare anche loro alla tomba e riuscire a toccarle, così anche i bambini. Abbiamo cercato di esaudire i desideri di tanti che ci chiedevano questa cosa, e noi con un po' di sforzo siamo riusciti. Ora diamo subito lettura alle vostre belle lettere che mi mandate. Vi devo dire che sono davvero una più bella dell'altra, emozionanti. E io che ho il cuore debole, non nel senso che sono ammalato, perché sono molto affettuoso, vi devo dire che rimango davvero tanto emozionato tante volte. Ecco, estraggo queste lettere dalla mia cartella blu, il colore del cielo, dove certo Padre Pio risiede e dal quale egli ci ascolta e sta seguendo, credo, anche queste nostre piccole trasmissioni. Allora, la prima lettera a cui do lettura oggi è questa. Caro e grande Santo Padre Pio, ti chiedo con tutto il mio cuore e la mia anima di pregare il Signore Dio nostro per la salute del mio babbo romano, perché riprenda a camminare e a vedere. Te lo auguro con tutto il cuore, soprattutto quando si prega per il proprio papà. Con tanto amore, gran Santo Padre Pio, chiedo il tuo aiuto per il mio babbo. San Padre Pio, aiutalo ora. La tua benedizione e la tua preghiera lo sostengano. Amen. Beh, sappiamo il nome di papà Romano, ma non sappiamo il nome di chi scrive, figlio o figlia. Allora, caro fratello, sorella, hai fatto una bellissima preghiera, accurata, molto breve. Io sono quasi sicuro che Padre Pio difficilmente rimarrà sordo a questa tua insistenza. Ancora un'altra lettera. Caro San Pio, per favore, intercedi presso la nostra cara Madonnina affinché gli accertamenti di mia mamma Giovanna, tua figlia devota, vadano anche stavolta bene. Beh, sei stato un po' furbetto, perché hai detto a Padre Pio di andare verso la Madonna, la Madonnina, perché sai bene che Padre Pio era tanto, ma tanto devoto della Madonna delle Grazie. Per favore, ascolta anche il mio angelo custode, che incessantemente ti invio con il mio cuore in mano. Permetti a me, mamma, mia figlia Beatrice e mio marito Attilio, uniti in salute e serenità, di camminare per la strada della fede. Ti adoro e ti voglio bene, tua Rossella. Caro Rossella, anche la tua è stata una bellissima e anche breve lettera. Voglio sottolineare il fatto che tu dici di mandare il tuo angelo custode, evidentemente conosce bene come agiva Padre Pio, perché Padre Pio molto spesso, lo sapete cosa diceva? Quanto state in difficoltà, mandatemi il vostro angelo custode. Forse ci dimentichiamo spesso che abbiamo un angelo alle nostre spalle che ci protegge, ci suggerisce, ci guida. Invochiamolo, comandiamolo da Padre Pio. In cielo sarà più facile raggiungerlo, certamente. E spero davvero che quello che tu chiedi ti sia concesso, ecco, soprattutto questo che dici verso la fine, di camminare per la strada della fede, perché tra le richieste quelle spirituali sono sempre quelle più belle. Poi ti voglio sottolineare una cosa: tu hai detto a Padre Pio ti adoro e ti voglio bene. Certo, se questa espressione la diciamo così, come quando un marito dice alla moglie ti adoro e ti voglio bene, per dire che ti voglio tanto tanto bene, può anche passare, ma penso che tu sai benissimo che l'adorazione si dà soltanto a Dio e ai santi si dà la venerazione, ma sono sicuro che tu in questo sbaglio non cadresti mai. Ancora,
caro San Pio, ricorro a te con grande devozione perché so che non lascerai inascoltata la mia supplica. Questa sicurezza nella fede è davvero importante, mi permetto di sottolinearla. Prega per la mia famiglia, la Mamma Celeste, affinché si possano risolvere le situazioni che ci affliggono. E tu, caro San Pio, conosci la natura e l'entità delle stesse. Da soli non possiamo farcela, nessuno ce la può fare da solo, certamente. Parla con i nostri angeli custodi. Ecco un altro accenno all'angelo custode. Sono davvero contento, neanche a farla apposta, due lettere dopo l'altra che parlano dell'angelo custode, affinché ci siano di conforto sempre, in particolare quando ci sentiamo confusi e persi a causa delle situazioni complicate in cui ci troviamo a vivere. Padre Pio, sei stato di grande aiuto all'umanità in vita con il tuo amore per la Mamma Celeste. Continua dal cielo ad avere pietà e cura di tutti noi fedeli. Beh, anche questa lettera non è firmata, io vi inviterei a farlo, mettete almeno il nome e anche la provenienza, è bello anche sapere chi è che scrive e anche da dove. Il cognome, anche se lo mettete, non lo leggo perché così si conserva sempre un certo anonimato. Diamo lettura, se non vado errato, alla quarta lettera. Caro Padre Pio, ti supplico, aiuta mio figlio Corrado a scuola. Studia tutto il giorno per arrivare a risultati scarsissimi, rischiando in molte materie. Suo padre lo insulta tutti i giorni rendendogli la vita impossibile, tanto che desidera morire. Lui ci tiene tanto alla scuola, ai voti, ma non ce la fa, piange, si dispera. Solo tu puoi aiutarlo, guidarlo. Sii tu il suo maestro, insegnagli come fare a migliorare. Io cerco di aiutarlo venendo anch'io insultata, ma non sono più all'altezza. Vorrei aiutarlo, vorrei che prendesse bei voti, sia felice, sicuro di se stesso, anche nei confronti del padre, ma non sono capace. Grazie di cuore, la mamma Bruna. Oh cara mamma Bruna, certo capisco che anche questo è un problema, sembrerebbe un problema minore, ma davvero non è così, perché tante volte si vuole dai figli chissà che cosa. Stiamo attenti, cari genitori, stiamo attenti. Ecco, se il figlio fosse svogliato, pensasse solo a divertirsi, a perdere tempo sui computer, sulla televisione, non so, andare a giocare, beh, potrei anche capire. Ma quando una mamma mi dice che questo figlio Corrado studia tutto il giorno e non riesce ad avere risultati apprezzabili, bisogna apprezzare l'impegno, altrimenti non siamo dalla parte di Dio. Stiamo attenti, non esasperiamo i figli, potremmo rovinarli per sempre. Io vi vorrei ricordare una cosa molto chiara, evidente attraverso la Bibbia. È davvero chiaro, evidente a tutti, che c'è il quarto comandamento che dice onora il padre e la madre. Però nella Bibbia ci sono sparsi anche tanti altri comandamenti di qua e di là, che non sono contenuti nei 10. Ebbene, nella Bibbia c'è anche scritto: voi genitori non esasperate i vostri figli, altrimenti vedete i figli come degli idoli. E si va contro anche il primo comandamento. Uno solo è Dio. Non dobbiamo pretendere dai figli l'impossibile. Ritorna a Dio a dire: potremmo rovinarli per sempre. Attenzione, perché questo figlio verrà fuori. Se volete vi dico anche la mia esperienza personale. Vedete, sono sacerdote, grazie a Dio. Certo, non sono un intellettuale, ma me la cavo, suppongo, abbastanza bene. Beh, io facevo difficoltà a scuola a imparare. Anch'io studiavo, ma i miei risultati erano sempre sotto la sufficienza, quindi abbastanza scarsa anche da parte mia. Però grazie a Dio mi sono realizzato, sono diventato un sacerdote. Ma allora cosa vogliamo? Diamo tempo al tempo. I risultati arriveranno. Il nome del papà non lo conosco, ma altrimenti mi sarei rivolto anche a lui. Caro papà, attenzione, spero che mi ascolti pure tu. Non esasperare tuo figlio. E spero che Padre Pio ci metta anche la mano. Ancora una lettera.
Caro San Pio, difendeteci dalle cattiverie di nostra nuora. Abbiamo bisogno dell'amore di nostro figlio e nipote. È giusto poi che mia suocera di 89 anni stia sempre con noi? Lo so che tu ami tutti. Ora però siamo stanchi e abbiamo una vita difficile. Lei è stata sempre serena con noi e la sua famiglia. Santa Monica ha detto, che resto a fare ancora qua giù? Non hanno più bisogno di me. E dopo poco si è ammalata ed è salita in cielo. Ho 54 anni. Vorrei stare un po' sola con mio marito, visto che non siamo mai stati soli. Sempre i suoceri a mettere bocca e a farci litigare. A noi invece è toccata una nuora che di noi non ne vuole sapere. Ci tratta male e ci opprime. Siamo stanchi e stufi di tutto. Vedete voi cosa si può fare. Pregate, pregate per noi, Rosalba. Beh, capisco la tua preghiera accorata, cara Rosalba, però mi devi permettere proprio tu, questa sera ti meriti una tiratina d'orecchi, come magari altri che la pensano come te. Beh, tu ti lamenti di tua nuora, che non vuole sapere di te, non ti viene a trovare, ti lascia sola, magari non ti assiste, e poi vorresti quasi buttare dalla finestra la tua suocera di 89 anni? L'hai tenuta con te tanto tempo? Cosa fai? La vuoi mollare proprio ora? La vuoi far morire prima del tempo? Anzi, quasi quasi, da quello che tu dici, citando Santa Monica, sarebbe questo il tuo desiderio, perché tu hai citato forse un pochettino anche a sproposito un episodio di Santa Monica, la madre del grande Agostino. Santa Monica ha esasperato per il suo figlio Agostino per circa 30 anni, perché non si convertiva. Poi, quando si è convertito, ha detto, ora la mia più grande aspirazione che avevo è stata esaudita, io posso anche morire, andare in cielo. Il Signore l'ha preso in parola e dopo di lì, a non molto, è morto. Ma non perché si era disperato per qualche cosa, ma per la gioia di vedere un figlio convertito. Tu invece quasi quasi vorresti dire che una donna superata una certa età, che ci sta a fare più su questa terra? Vorremmo tutti vivere un po' più a lungo. Quando poi si vive a lungo vorremmo buttare gli anziani. Capisco quello che tu dici, vorresti essere solo, un po' di intimità col marito, cosa sacrosanta, avresti dovuto cercare di riuscire a ottenerlo magari prima. Adesso prenditi questa croce, senti, cara Rosalba, ama tua suocera e dal tuo esempio di come ama tua suocera si può sperare che anche la tua nuora ti possa seguire. Ma è un po' di tempo anche per un'altra lettera, anche per dare un po' spazio alle vostre, perché ne sono sempre tante, però vi ritorno ancora a dire, non le leggiamo tutte, ma dovete avere un po' di pazienza. Un po' per volta le leggeremo. Salve, frati cappuccini, vorrei rubare un attimo del vostro prezioso tempo per chiedere vicinanza spirituale. Il nostro tempo ce lo puoi rubare facilmente, te lo diamo. E preghiere di guarigione per mia madre Maria Margherita. Sono quasi 4 anni che combatte un tumore e poco meno di un mese fa è stata sottoposta a un nuovo intervento. Ho tanta paura per lei e prego con amore San Pio perché l'aiuti di lassù. Chiedo umilmente la grazia per lei e la donna che mi ha donato la vita e continua a donarmi vita e amore ogni giorno che passo a fianco a lei. Ho bisogno del suo amore e della sua vicinanza. Che bella richiesta, ho bisogno del suo amore e della sua vicinanza, cioè dell'amore della mamma. Oggi tanto otti figli sembra che le mamme le vogliano sempre più allontanare da loro. Sia fatta sempre la volontà di Dio. Vi chiedo per favore se potete portare questo messaggio accorato sulla cripta di San Pio. Grazie di cuore a voi tutti, Silvia. Cara Silvia, come vedi, proprio adesso io andrò sulla tomba di Padre Pio a portare la tua lettera, ma non solo, ma anche le lettere che abbiamo letto e anche quelle e tante altre che non siamo riusciti ancora a leggere questa sera, ma come ho detto tante volte, prima o poi, hai fatto una bellissima richiesta per tua madre perché guarisca e perché il Signore te la tenga sempre vicino e te la faccia amare sempre di più. Padre Pio, davvero... non sarà sordo a tante preghiere così accorate, così forti,
così commoventi. Ecco, vedete anche voi qui sulla tomba di San Pio, metto le vostre lettere, le affido a lui. Tante volte lui prendeva anche le lettere direttamente dalle mani dei suoi devoti e se le portava e se le stringeva al cuore. Vorrei sperare che stia facendo allo stesso modo in questo momento. Padre Pio, prendile queste lettere, portatele con te in paradiso, falle vedere a Gesù, a Maria Santissima delle Grazie. Ascolta le preghiere che ti rivolgono, le suppliche. Guariscici tutti. Aiutaci a fare la volontà di Dio, come molti hanno chiesto. Mandaci anche tu e tuo angelo custode. Ormai sta più libero, non ha più bisogno di difenderti dagli attacchi. Quindi lo puoi mandare anche a me che sto parlando, a tanti altri. Mandaci tuo angelo custode, facci sentire la tua protezione costante e quotidiana. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.